Ciao a tutti ragazzi, io sono sempre il vostro Manu The Death, bentornati qui sul mio canale. Torno nuovamente a parlare di quel periodo in cui Sega sembrava assolutamente non avere alcun freno nel mettere in commercio varianti dei loro prodotti che avevano in quei periodi. Questa febbre creativa dell'hardware iniziò dal primo modello del Mega CD nel 1991 e terminò con la sua ultima incarnazione, denominata Sega Multimega, che uscì nel 1994 e che avevo portato in un video qua sul mio canale non molto tempo fa. È stato un periodo molto strano per questa compagnia. Prima che uscisse il Saturn e nell'arco di pochi anni, di 4-5 anni, uscì veramente di tutto: un nuovo modello di Mega CD, il fallimentare 32X, il Sega Nomad, il Sega Genesis 3, insomma tra tutto questo arrivò poi anche il curioso caso del Sega Mega Jet, che inizialmente non era nemmeno stato ideato e pensato per essere commercializzato al pubblico. Questo modello nacque da una collaborazione tra Sega e JAL, abbreviazione che sta per Japan Airlines, che è tutt'oggi la compagnia principale della bandiera del Giappone per quanto riguarda i trasporti aerei. Un po' come ad esempio Air France per la Francia o come lo era Alitalia per noi italiani. Pace all'anima sua. Nell'estate del 1993 questo particolare ed esclusivo modello fu reso disponibile per poter essere noleggiato all'interno dei voli di questa compagnia, principalmente per le classi viaggiatrici più dispendiose come ad esempio la Premium o la Business. Questo speciale modello di Mega Drive non disponeva di uno schermo proprietario come lo aveva ad esempio il Game Gear, ma si appoggiava a piccoli televisori a cristalli liquidi che si potevano trovare alloccati dentro i braccioli dei sedili dei passeggeri. Nei voli odierni tutti i sedili di tutte le classi di volo hanno oramai uno schermo con cui è possibile vedere film, ascoltare musica e a volte anche videogiocare, ma chiaramente in quegli anni era una cosa molto all'avanguardia e solamente persone ricche potevano permettersi di volare con tali oggetti di lusso e tali comodità. La compagnia metteva inoltre a disposizione una piccola selezione di titoli oltre al noleggio della console. Tra questi c'erano ad esempio Super Monaco GP2 e il sempreverde Sonic the Hedgehog. Naturalmente nessuno impediva di potersi portare da casa le proprie cartucce e di giocare con i propri giochi. Personalmente, se mai mi sarebbe capitata un'opportunità simile, la mia valigia probabilmente sarebbe stata piena di cartucce, anche perché l'Everdrive in quegli anni era molto sicuramente un miraggio, una cosa di un altro mondo. Da tutto questo nacque poi la sua controparte commerciale, che inizialmente non era stata preventivata, ma siccome aveva ricevuto degli ottimi riscontri tra chi lo aveva usato e noleggiato durante i voli, Sega alla fine decise di farci qualche lieve ritocco e di metterlo in commercio. Ho un bel ricordo con la mia copia di questo Sega Mega Jet, perché è stato uno dei primissimi acquisti che avevo effettuato quando sono stato in Giappone nel 2007 per la prima volta, e come tutte le cose negli anni le ho tenute qua con me all'interno della mia collezione. Questa è la confezione della scatola del modello principale di Sega Mega Jet. Dico modello principale perché poi poco dopo il lancio di questo modello ne uscì un altro dedicato a una compagnia in particolare che vi spiegherò dopo, e si differenzia di poche cose, ma comunque sia è un modello diverso rispetto a questo. Comunque sia, questa è la confezione di questo Sega Mega Jet, molto piccola, molto compatta. Veniva venduto a un prezzo di lancio di 15.000 yen, che era un prezzo ragionevole considerando poi che questo Mega Jet perdeva moltissime delle features che un Mega Drive normale aveva, come ad esempio collegarsi a Mega CD o utilizzare il 32X. Naturalmente da principio non era stato ideato come una console da casa, pertanto molte delle sue features erano state perse proprio per, diciamo, soddisfare questa idea di mettere un Mega Drive sui cieli. Beh, all'interno della confezione non mancano naturalmente le istruzioni classiche di qualsiasi console. Queste non le ho nemmeno mai aperte, hanno ancora l'adesivo qua sopra. Non lo farò ora, anche perché non è che c'è da leggere chissà che cosa. Comunque sia, le istruzioni ovviamente non mancano mai. Nel primo vano c'è ovviamente il suo alimentatore da 110 volt. È un adattatore alimentatore fatto appositamente per questo modello,
che si chiama SA190. Anche questo funziona con la classica uscita 9-10 volt. Qui sotto c'è il cavo video che è in composito, è uguale a quello che si poteva trovare in Mega Drive 2 e anche in Saturn. Lo spinotto è quello molto molto piccolo e il cavo è in mono con il video in composito. E poi c'è ovviamente la console. Non è presente nessun controller o altro accessorio, ma semplicemente alimentazione, cavo video e naturalmente il bellissimo Sega Mega Jet. Ed eccolo qua, il piccolo gioiellino che una volta volava, poi ha messo le ali a terra. Adoro tantissimo la forma di questo Mega Jet. È piccolo, comodissimo, molto più piccolo di un Game Gear. Beh, ovviamente non ha lo schermo, però è molto piccolo e molto leggero. Dentro sembra quasi che non ci sia niente ed è una cosa positivissima, considerando che giocando lo si tiene tutto in mano. Quindi leggero, più leggero è, meglio è. C'è naturalmente la crociera direzionale con i 6 tasti, quindi il controller o comunque l'impostazione del controller è stata presa da un Mega Drive secondo modello, ottimissimo, così tutti i giochi possono essere giocati, soprattutto gli Street Fighter. C'è Start Reset, un'indicazione del LED del Power, on off al lato, e qui c'è il tasto della modalità Mod. Questo tasto qua serviva per switchare il controller dai 6 tasti ai 3 tasti e viceversa. Questo perché alcuni giochi non funzionavano se erano in modalità 6 tasti e viceversa. Era fatto apposta, insomma, per avere una compatibilità maggiore con tutti i giochi. Qua sotto c'è la rotella del volume con il jack per le cuffie e l'ingresso per il secondo controller, quindi è possibile giocare anche in 2 giocatori collegandosi direttamente qua sotto. Nella parte superiore c'è la presa dell'alimentazione e l'uscita audio video, che sono incastrati praticamente dentro la plastica ed era fatto in modo che, forse per proteggere gli spinotti e non accidentalmente tirare via i cavi quando si giocava. Insomma, i dettagli che i giapponesi mettevano in queste cose erano incredibili. Infine c'è lo slot della cartuccia. Se lo guardate bene è uno slot quadrato. E questo perché questo Mega Jet ha una particolarità che lo rende, sì, diciamo unico rispetto a tutti gli altri. La sua particolarità risiede nel fatto che questo modello di Mega Drive è l'unico ufficialmente region free tra tutti quelli creati nel parco titoli Sega. È vero che moltissimi modelli di Mega Drive sono, diciamo, di base region free, però ci sono alcune costrizioni dovuti ai giochi e soprattutto queste costrizioni sono dovuti alla forma delle cartucce. Questo slot è di forma quadrata perché non impediva l'inserimento di nessun tipo di cartuccia speciale, quindi si potevano inserire giochi giapponesi, giochi americani o giochi PAL senza preoccuparsi troppo che le cartucce non entravano, cosa che succedeva già dai tempi del Mega Drive 1, ovvero lo slot delle cartucce dentro aveva delle forme speciali per adattare appunto le cartucce delle varie regioni. Ecco, qui non solo hanno rimosso questa cosa, quindi il Mega Jet è completamente region free, ma quei giochi che davano difficoltà o avevano problemi ad essere utilizzati su altre console, anche se entravano nello slot delle cartucce, qui sono stati rimossi. Questo è praticamente l'unico Mega Drive realmente region free realizzato da Sega ed è un'altra particolarità che si porta dietro questo bellissimo modello. Ok, provo un attimo la crociera direzionale o comunque com'è giocare con questo Mega Jet utilizzando Street Fighter 2 Turbo, che è il miglior titolo che utilizzo quando voglio capire, almeno per quanto mi riguarda, gusto personale, se la crociera è valida oppure no. Sicuramente lo è, anche perché questa è tratta dal controller per Mega Drive 2, che già mi piaceva un sacco, intendo quello a 6 tasti naturalmente come controller per Mega Drive 2. Direi forse anche quello del Saturn, siamo lì e lì. Vabbè, usiamo quello che ho sulla maglietta, così restiamo a tema. È comodo comunque, non è pesante e la distanza tra la crociera e i tasti non mi dispiace neanche più di tanto. Sì, sì, l'ho già intuito che funziona alla grande. Altro che... Ah, non mi è venuta la combo. Comunque... Sì, sì. La crociera direzionale è veramente tanto, tanto valida. L'ho intuita subito che funziona molto, molto bene. Per fortuna
che i miei cavi europei sono più lunghi rispetto a quelli giapponesi, perché boh, se avessi usato quelli sarei a quest'ora incollato al televisore. No, c'è veramente poco da dire. È piacevole da giocare, l'unico vero impedimento sono questi cavi che ti obbligano a stare collegato al televisore, insomma, più vicino del solito, o avere questi cavi volanti che ciondolano mentre giochi. L'unica cosa, peccato, perché per il resto è molto molto valido. Infine, per chiudere il discorso dei Megajet, arrivò poco dopo in commercio una seconda variante che era stata realizzata in collaborazione con la Alpine. Sicuramente molti di voi appassionati di impianti stereo per le proprie vetture si ricorderanno di questa marca di autoradio che fino a una decina di anni fa erano molto popolari. Tra i ragazzi della mia età o tra i neopatentati spesso si faceva installare questo tipo di autoradio perché era nota, insomma, per essere di qualità, insomma, migliore comunque sia rispetto a quelle che erano preinstallate nelle vetture che non potevano ad esempio allora leggere gli MP3 o poterci collegare delle pennette USB. Tra i tantissimi modelli, in Giappone arrivarono anche in commercio versioni particolari come il modello TVE M015. All'epoca costava ben 120.000 yen, quasi 2 milioni delle vecchie lire, e anch'esso era indubbiamente uno di quegli oggetti che potevano permettersi poche persone. Ed è da qui che poi nasce questo modello brandizzato Alpine, che nella confezione includeva una coppia di Sonic the Hedgehog 3, una presa di alimentazione per l'accendisigari ed un cavo video composito con audio mono da collegare a questo speciale modello di autoradio, che tra TV incorporata e sistema di navigazione includeva anche un ingresso audio video per collegamenti esterni. Oltre ad avere naturalmente la scritta Alpine sulla scocca, sull'adesivo che si trova sulla scocca principale. Inizialmente era partito con la scritta GIAL per quanto riguardava i modelli che si trovavano sugli aeroplani, poi quello commerciale ha adottato la classica scrittina, il classico logo Mega Drive giapponese, mentre questa versione di Alpine ha cambiato completamente la scritta e riportava solamente Alpine. Bene, a questo punto sono curioso di sapere se voi conoscevate questo particolare modello di Mega Drive. Scrivetelo qua sotto nei commenti, così ne parliamo tutti quanti insieme, o se per caso è uno di quelli che avete messo gli occhi da diverso tempo. Io personalmente devo ammettere che quando lo acquistai nel 2007 in Giappone lo avevo pagato 6.000 yen. Ecco, già poi allora il cambio era super convenevole, cambio euro era super convenevole, pertanto lo avevo pagato tipo 40 euro. Ecco, oggi indubbiamente ci vorrebbe almeno uno zero in più per poterselo permettere, però d'altronde è normale, insomma, chi arriva prima prende poltrona. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando iscrivetevi al mio canale e lasciatemi un mi piace qua sotto, è molto importante, quindi ricordatevi di farlo. Detto questo, noi come sempre ci vediamo a un prossimo video qua sul mio canale. Ciao ragazzi. We'll be right back.